corte. Allora, cerchiamo di parlare lentamente. Signor e poi in maniera che eventualmente io faccio qualche intervento per chiarire qualche frase. Io gentilmente lo vorrei aiutare anche in merito ad avere questi problemi lei in aula. Io quando lei vede che sono in difficoltà, lei mi ferma, dice per questo se la ripeto. Se lei parla più adagio, cioè più lentamente. Vediamo di potercela fare. Aiuterebbe tutti, poi non solo me, perché io per la verità ho percepito tutto quello che lei ha detto. Ma purtroppo. Però è giusto che lo percepiscano tutti gli altri. Va bene. Perché il dibattimento è fatto per questo. Nell'oralità è il contraddittorio. E allora, lei stava parlando di Rosario Riccobono. Sì. Vuole per favore riprendere il discorso che stava facendo? Ci stava raccontando la fine del Riccobono. La fine di Riccobono? Adagio, eh? Come gli avevo detto, era amico di Stefano Bontà. Era amico di Stefano Bontà. Molto intimo. Molto intimo. E questo Manuele D'Agostino aveva un'estima enorme. Sembravano padre e figlio. Quando lui cercava che avevano ammazzato... Chi aveva la stima? Sia Riccobono verso Emanuele D'Agostino, sia Emanuele D'Agostino... Era verso... una stima reciproca. Reciproca, sì. Sì. Sembravano padre e figlio. Quando è successo il fatto di Mimmo Terese, l'unica via del campo ci rimase di andare da Rosario Riccobono, il signor Manuele D'Agostino. Purtroppo arrivando là, è stato l'ultima sua giorno di vita, non si è saputo più notizia di Emanuele D'Agostino. Ci fermiamo là e andiamo più avanti. Nell'argomento di Rosario Riccobono, tutta questa preparazione l'ha fatto sempre in mano il signore Colleonese, perché era un membro della famiglia di Bontà. E allora Bontà, il primo amico, l'ha ucciso Emanuele D'Agostino. Emanuele D'Agostino finisce. Quando i signori Colleonesi si sono finiti di pulirsi le sade, si sono tirati al signor Riccobono con la, tutta sua, con la sua famiglia completa. È finito il signor Saro Riccobono. È rientrato nella piazza di Saro Riccobono il signor Pippo Cammino, detto Tignoso, di San Lorenzo. Pippo Cammino, detto Tignoso. Sì. Di San Lorenzo. Di San Lorenzo. E c'è San Lorenzo lottato. Sarebbe della famiglia... Di San Lorenzo. Della famiglia di San Lorenzo. E adesso ci hanno tutto sotto controllo, sempre tramite Pippo Cammino, perché Pippo Cammino è diventato un elemento di prima punta. Successivamente poi alla sparizione del Mimmo Teresi e degli altri, lei ricevette delle visite? Sì, io stavo facendo una casa in costruzione. Stava costruendo una casa? Una casa, e avevo come amico un certo Mariano Marchese di Villa Grazia, non Villa Grazia di Carina, ma Villa Grazia di Palermo. Villa Grazia di Palermo, sì. Detto Mariano Marchese. No, detto Mariano, chiamato Mariano. Un certo Mariano Marchese, sì. Cioè un tale che sì, si chiamava. Sì, mi sembrava di aver detto, ho capito male io, signor Presidente. Tale chiamato Mariano Marchese. Eravamo amici perché io commerciavo la mia attività in commercio del bestiame. Nel commercio del bestiame. E questo aveva una montagna. E c'aveva pure l'allevamento di bestiame. Quindi possedeva un terreno in montagna e c'aveva anche la... In Villa Ciambra, Villa Ciambra. A Villa Ciambra. Io ero conoscente perché ci andavo, lui veniva da me, eravamo amici. Però questo era pure un uomo d'onore, come me. Però era un uomo d'onore un come Un uomo lei. D'onore come me. Sì. E allora questo mi è venuto a trovare, dopo la morte dei quattro, mi racconta i particolari e mi dice, non ti preoccupare, non c'è più niente, quello che hanno avvegliato è finita là, il fatto. Mi dava riassicurazione di farmi camminare, che lui mi filava come amico. Ma le dava riassicurazione che lei poteva stare tranquillo. E mi racconta i particolari che per me mio potere, 6-4, era finita la lastra, non c'erano più morti nella nostra famiglia. Allora questa era un'assicurazione che le aveva dato. Un'assicurazione per farmi uscire allo scoperto a me. Sì, però le disse i particolari che le ha raccontato, sì, le sì. Chiedero la sensazione che lui fosse stato presente a questo. È chiaro, non le può avere detto, non le può avere sentito dai giornali i fatti, perché nei giornali non sono mai venuti questi fatti. È una cosa che lui c'era in mezzo nell'omicidio dei quattro persone. Il rappresentante Mimmo Terese, i fratelli Federico e di Franco Giuseppe. E mi raccontò i particolari, la compagnia che c'era. Io, essendo un pochettino... E come lo spiegò? Il fatto che erano stati... Perché questi, appartenendo a Stefano Bontà, avevano vagliato la commissione... Avevano? Vagliato in merito. Avevano sbagliato. Tramite che appartenendo a Stefano Bontà, ferendo questi quattro morti, la guerra era finita. A me mi volevano pigliare più asciutto, perché se capitavo nei quattro, era la stessa fine, stessa mia. Sia mia che sia da così. E lei non capitò nei quattro perché? Non ci sono andato perché ci ho detto quattro persone. Cioè, Mimmo Terese era ancora con gli occhi chiusi.
diciamo chiuso in dialetto nostro, perché se lui era furbo, quattro persone non ci dovevano andare, ce ne andavano due, invece se ne ha portati quattro, e tutte e quattro hanno fatto la stessa fine. E questo Mariano Marchesi mi racconta i fatti, però io non mi ci intrometto a dirci ma perché, perché, faccio parlare a lui, perché se io mi ci intrometto lui va a rapportare ai signori fratelli Pollarà e compagni. Io mi fermo, lui parla, cioè io sono qua, sono latitante, e non mi faccio dire perché ho il problema che ci hai mandato di cattura di 26 anni. Dice, per te non c'è niente, non ti preoccupare, va bene. E continuò. Mi racconto tutti i fatti, io l'ho lasciato pulito. A livello di due giorni di questo signore, viene Giovanni Battista Pollarà, dove faccio questa casa io. Mi viene a trovare, che si dice, Totò, che ci siamo qua. Dice, ma perché non ti fa vedere? Questo ti deve permettere che è urgente. Perché non ti fai vedere? Non ti fa vedere. Dice, è urgente della già, che piglia possesso la famiglia Bontà. Aspetta, lo ripeta perché questa volta... Già questo Giovanni... E Pollarà, Battista, piglia il possesso di reggente. Ah, aveva preso il possesso? Sì, subito, dalla morte di Bontà era diventato perché... Si era immesso nel possesso. Ci hanno dato il premio della uccisione di Bontà, subito, l'hanno mostrato a quattro giorni, con tutto questo. Dice, ma perché non ti fa vedere? Ci sono da tanto, se mi hai bisogno sono qua. E si è messa a disposizione se avevo di bisogno io, lui, che non l'aveva fatto mai. Aveva fatto delle altre beneficenze, ma non mettesse a disposizione un reggente. Si era messo a disposizione sua? Sì, sì. In che senso? Anche per farmi capire che era un uomo pulito, dice, siamo amici, ora me lo tiro. Lui pensava. Io purtroppo non ci sono creduto e lui se n'è andato. In questo argomento, dopo, dato che io non sono andato con Mariano Marchese e col Pollarà, che lui mi diceva di farmi vedere, lo diceva lui, hanno cercato l'unica strada di farmi fuori con la compagnia e come infatti. Hanno fatto il lavoro che lei sape, che voi sapete, poi della corte, il mio attentato che hanno subito. Dunque, vediamo questo. Com'era morto Ricco Bono? No. Ah, di Mimmo Teresi com'era successo, che era presente, perché lei per esempio ha fatto qualche altro nome. Sì. Sì, io non lascio più di lasciarlo parlare di come ha fatto, mi pare che lo devo sì. Frenare perché parla rapidissimamente. Non ho capito che questo è il suo intervento. Io le sto facendo delle domande perché... E io lo lascio parlare, ma la domanda gliela devo fare, se lei... Col suo consenso magari. Perché allora, vuole che lei abbandoni gli argomenti? Io credo che non abbia... Non c'è nessun dubbio che io possa condurre l'interrogatorio come voglio. Dunque, lei stava parlando del suo tentato omicidio, lei era arrivato praticamente al tentato omicidio, ma ancora prima, il Loiacono, il Pietro Loiacono, lei pensa che fosse stato presente? Il Pietro Loiacono, io ho avuto conferma, quando ci siamo incontrati a Ascoli Piceno, nelle carceri di Ascoli Piceno. Lui è arrivato di notte? Sì, lui è arrivato di notte. Di notte, io non che l'ho visto perché dormiva. Nelle mattinate passavano il latte e venne una guardia carceriera. Dice, c'è un bicchiere? C'è un bicchiere, perché c'era una sezione. C'è un bicchiere? Un bicchiere, certo sì. Dice, arrivò un palermitano e ce l'avevo angolo di fronte alla mia cella. Ma lei chiese un bicchiere perché... La guardia, perché la mattina passano il latte. Ah, ecco. Ci sei subito, dice, c'è un palermitano, ci sei come si chiama? Era Polentone, diciamo, questa guardia non mi ha saputo bene il nome, però ho capito. Era questa guardia, com'era? Polentone. Ah, Polentone. In alto del nord. E allora facendo il nome di Loiacono, non lo pronunciava bene, l'ho capito a intuire. Dopo di fronte a me c'erano ragazzi politici, ma che? Diceva un certo Pietrino Loiacono, dopo si affacciò lui, ho visto il chiaro. E così ci ho dato il bicchiere, dopo a ora di fare la società, è venuto in cella da me. Cioè nell'ora sociale, nella vita sociale che si fa nelle carceri, lui è venuto a trovarlo. L'ho invitato, ci sei Savena e Caga, mi ha mandato che una persona grande, l'ho invitato. E che cosa le disse? Appena lui è entrato da me, che si dice, con si dice, vedi che felini, che ficino, si faceva la parte dell'innocente. Invece lui è l'attore principale del gioco che hanno fatto. Io già sapendolo, sono stato io a farlo andare via, perché era bello nel quel giorno, insieme a me eravamo tutte e due. Lei era una buona invitata. Praticamente lo fece andare via? Abbiamo parlato, dopo c'era l'ora di aria. Io sono sceso all'aria, io non scendo, perché lui malvagio, pensava che lo facevo qualcosa male a lui. Mentre io vado all'aria, ritorno dall'aria, vado sopra e non lo trovo più dalla sezione. E se è passato in sezione,
In un'altra sezione, un certo Giuseppe Baldi. In un'altra sezione. Ma non eravate, eravate nella stessa cella? No. Nella stessa sezione di fronte. Nella stessa sezione. Sì. Però di fronte le celle erano... Arrivato la notte. Ma lui venne a trovarla. Arrivata la notte, signor Presidente. Sì. La mattina ci siamo visti. A mezzogiorno abbiamo fatto la socialità. Alle 2:30 lui già della sezione non c'era più. Ha cambiato cella e se n'è andato con una cella di un'altra sezione, un certo Giuseppe Baldi. Pur uomo d'onore. Giuseppe Baldi. Sì. Dopo ci siamo incontrati all'aria, dice sai io sono male di qua di là, perché lui si aspettava qualche male di me sapendo che lui aveva fatto, ma io al primo incontro non ci ho fatto niente, però lui mi ha messo a dire i fatti che lui sapeva tutto, però lui le cariche li dava agli altri, lui non sapeva, dice non c'entro io, ha fatto la fine del miserabile in poche parole. E cosa le ha detto? Che il fattore della morte di Mimmo Terese non ha potuto fare niente, perché l'avevano ordinato, perché l'avevano fatto qua, l'avevano fatto... E solo dei chiacchiere che si usano nel gergo, che si usa. E non aveva potuto intervenire? Non ha potuto salvarlo. Favorevolmente, perché era stato ordinato. C'era. E non l'ha potuto salvare. Uno può salvarlo. Va bene, andiamo... Del fattore dei personaggi vanno a ammazzare i quattro. Vuole i nominativi? L'ho fatto. Se gentilmente lei le vuole ripetuto, se no li può leggere di là. Sì, ce le ripete. C'era i fratelli Pollarà, Franca Delfio, il nipote. Franco Adelfio. Il fratello di Franca Delfio. Il fratello di Franco Adelfio. Giannuzzo Adelfio, cugino di Adelfio. Giannuzzo Adelfio. Pietro Fascella. Pietro Fascella. Pietro Fascella. Giuseppe Gambino. Giuseppe Gambino. Totuccio Profeta. E non ricordo altri che sono scritti gentilmente. E Profeta. Sì. E Pietro non lo chiamano pure in mezzo. E Pietro lo chiamano. Sì. E questi sono morti nel baio di Nino Sorci. Ci racconti l'episodio del suo tentato omicidio. Sì. Io non ricordo il giorno che mi è successo, perché no, non avevo interesse a ricordare il giorno. Mi trovavo a casa di mio padre. Mentre io mi trovavo da mio padre è venuta mia moglie col bambino, mio figlio e un altro bambino. Suo padre che abitava... In via Ciacolli. Allora, quando mia moglie è venuta a Ciacolli, aveva la sua macchina. Finito che abbiamo lasciato un'ora, mezz'ora che è stato da mio padre, ci avviamo verso mia suocera. Mia moglie col bambino, mio figlio e quel bambino dovevano andare via. Quel bambino che era amico di mio figlio non è voluto andare con mio figlio, si è messo in una macchina con me, io non lo volevo. Questo bambino era un bambino o un ragazzo? Un bambino era che amico di mio figlio. Cioè, quanti anni ha? Mio figlio aveva 8 anni. Compagno di scuola? No, erano vicini di casa. Erano soltanto degli amici? Sì, vicino di casa. Allora, come si chiama? Non ricordo il nome, non mi viene per il momento, ma lo posso dire. Vabbè, se lo ricorda poi me lo dirà. Perciò dopo c'è un ragazzino che fa, non voleva andare via con mia moglie, dice me ne vengo con lei, signor Totucci. Comunque, mi è convinto. Mia moglie aveva partito e aveva fatto circa 1500 metri avanti. Mentre io faccio da Ciacolli, arrivare verso via Conte Federico, via Miro Giafferi, passo Miro Giafferi. Da Ciacolli verso via Miro Giafferi, sì. Incontro un 127, con sopra a bordo Pino D'Angelo. Questo io lo vedo che è brizzolato, lo soppasso, lo saluto e questo rallenta, ma mi ha fatto un po' già di soprassalto. Quando io arrivo sopra il cavalcavia... Insomma, le ha dato sospetto sì, questa sì, presenza... Sì, mi ha tirato un po'. Quando io arrivo sopra il cavalcavia... Ma per quale motivo? Perché questo mi fa soppassare, mi saluta, e sai, non è che dice a culle, è pure un modo d'onore. Io, da vecchio lupo, penso qualche cosa in giro c'è. Subito mi ha tirato l'attenzione. Si è insospettito. E sai, nella borgata, non è di là. Io lo soppasso lui da solo. Mentre io lo soppasso, arrivo sopra il cavalcavia di Vimero Giaffra, di fronte a me c'è un palazzo quarto o quinto piano che arriva, ci sono 3 palazzini, uno dietro l'altro. Lei ha imboccato il cavalcavia? Da Ciacolle verso Venerino Già. C'è il cavalcavia che si passa sopra l'autostrada. Mentre io sono sopra il cavalcavia, già io marco di quella macchina che ho superato, mia moglie è avanti con la sua macchina, no? Sua moglie se n'è andata per conto suo. Sì, avanti. E io ho il bambino in macchina, questo ragazzino amico di mio figlio. Sì. Quando arriva in questo attimo, io vedo nel palazzo, l'altra volta nella dichiarazione è confusa perché ci ha detto dietro la finestra, non è finestra, è una veranda tutta a lungo di vetro, perciò la persona... È una veranda? C'è una porta tutta a vetro, perciò l'ho visto abbastanza bene. Il signor Enzo Buffa, messo dietro la finestra con la radiolina, perché ce l'ho così come di qua da lei, ce l'ho bello e lui alto, lo vedo abbastanza bene. Sulla mia sinistra c'è la proprietà dei signori Pesce e Filippo. Che distanza ci può essere tra quella... Cavalcavia?
Sì, dal cavalcavia. Ma neanche 20 metri, 25. 20-25 metri. Sì, è là. Sulla mia sinistra c'è il giardino che si scende, vado qua e c'è la discesa del ponte. Sulla sinistra c'è un cancello in ferro con tutte le varie. E c'è il semmario sulla mia sinistra. Sulla sinistra c'era un cancello di ferro. E la campagna. E c'è Mario Presto Filippo. E la campana? La campagna. Edino. Ah, la campagna. C'è Edino e Presto Filippo. E vedo Mario Presto Filippo dietro il cancello. A questo punto io che vedo? Mario Presto Filippo qua. Vedo questo qua. Com'era questo Presto Filippo? In piedi? Era a me, c'era il portone e ci sono i vari. Lui aspettava che adesso via e qua. Era dietro le sbarre. Sì. No, dico, la figura com'era? No, normale, lo vede benissimo. Lo vede benissimo. Cioè, in piedi? Sì, sì, in piedi. Era appoggiato alle appoggiato sbarre. Al cancello. Perché aveva l'occhio vivo di dare la segnalazione a quello signor Buffa che arrivavo. Perché? Perché la motocicletta che è uscita dal garage del signor Buffa, sotto il palazzo, c'era la motocicletta grossa che esce, poi c'è Lucchese e Pino Serpuzzella. Lucchese portava la moto. E Pino Serpuzzella l'ha messo di dietro. Appena mi arrivano, che io arrivo con la macchina qua, loro mi tagliano la strada e vengono davanti. Mi tirano la prima raffica. Io mi butto sul... Aspetta. La concitazione è però spiegabilissima. Dunque, comunque, lei ha visto il Presto Filippo. Sì, ho visto. E ha continuato la marcia. Sì, ma già sono nella discesa, che quasi scende piano, che c'è l'incrocio. C'è un incrocio che si vorrebbe andare verso l'altra lanza. Sì. Perciò io quando scendevo dopo, quando scendevo a Rage. E questa motocicletta proveniva da dove? La motocicletta viene dove c'è il signor Buffa, l'ultimo piano, sotto c'è il garage. La motocicletta ne usciva perché è un vicolo cieco. Esce dal garage, perciò era tutto tramite radio fatto il lavoro. E questo Buffa, lei l'ha visto che... Sì, aveva... il Buffa era dietro, la vetrata sopra. Sì, questo l'ho capito. E questo è il padrone del palazzo, e lui c'è l'appartamento all'ultimo piano. Aveva una radiolina in mano? Sì, sì, sì. Cioè qualche cosa che... No, è in cuffia, radolina proprio in mano, perché di radolina me ne intendo, io proprio il contrabbandiere, e riconosco pure il mestiere. Quindi, secondo lei, questa motocicletta era una motocicletta di piccola cilindrata? No, non era una grande motocicletta, è arrivata senza rumore. Quando io vedo... Era una grossa motocicletta? Grossa motocicletta. Grossa motocicletta che è arrivata senza fare molto rumore. Siccome l'occhiosetto per natura, è piccolo, era o è piccolo, perciò sopra quella motocicletta ci stava... Non era un pilota buono per la motocicletta, perché la motocicletta l'avevo pure, ci volevo appoggiare i gambe per uno, per una motocicletta grossa e uno piccolo non va bene. Sì. Comunque, quando loro sono uscite, io vedo questo, all'occhiosetto era amico mio pure, da vecchia data. Quando mi viene di fronte, aveva una faccia da morto, mi mangio la foglia completo, sono per me, sono finito io. Io pigliavo e mi buttavo sopra il piscirito. Sì. Buttandomi sul piscirito, lui mi fece la prima raffica. Sul bambino, si è buttato sul bambino. Io sul bambino. Abbandonando il volante, naturalmente. Ho abbandonato la macchina. E la macchina che fece? Lui mi fece la prima raffica, io non piglio neanche. No, mi faccia finire, signor Presidente. Dico, la macchina. Sì, lo... L'abbandono, la macchina l'abbandono, cammina più fatterito. Quindi camminò a non sbattere? No, arrivo a un nome a sapere. E si fermò? Lui mi durava la prima raffica, appena mi durava la prima raffica, io ancora non avevo niente, non ero colpito. Mi susivo e poi te pare la macchina. Mentre io da lì, loro stanno ritornando, ritornano con la motocicletta. Sì. Io arrivo a fare 100-150 metri e mi fermo davanti al bar del signor Pace. Si ferma davanti al bar del signor Pace? Arrivo là, mi fermo là e c'è il bambino che c'è sangue dalla faccia. Butto il bambino nella macchina e mi metto davanti al motore della macchina, che la macchina era un 127, non è una macchina normalissima. Però già era tutta buchellata. Quando loro ritornano, mi continua a parare di nuovo. Appena mi pararo io mi ammucciavo nella macchina, cioè il bambino l'ho buttato. E rimango nella macchina, perché io ho il capo, mi fregano, mi filmavo, pigliavo il revuoi, per appena lo solo sono arrivate, che siamo crescenti, ci mi sa parare, e ci ho tirato i 5 colpi che avevo, no? Il Scarpozzella pigliato, aveva giù ben antiproiettile, si abbandona, la motocicletta. Lo Scarpozzella è stato colpito? Colpito, perché era lui che faceva l'operazione. E lei se ne è accorta che era stato colpito? Sì, perché sono fermo, io tiro la macchina col motore. No, dico, se ne è accorta in che... Come me ne accorgo? Perché quando io ci paro, lui cade la motocicletta e va per terra. I colpi lui, invece di portarlo sopra di me, li portava in una saracinetta, un malasiano, e al primo piano un balcone. Come ha fatto? Perché l'ho preso e chiudo un tiro. Perciò a questo punto io non ho più niente da fare. E c'ho macchina davanti e macchina di dietro. Davanti c'ho Fozzo Maichese, davanti, con BMW, metallizzato. E dietro c'ho un golf con tre persone. Salvatore Cucuzzi e un altro due che non conosco. A questo punto quando mi finisce il colpo a menire, si caricarono signor... che Puzzella hanno BMW e se lo so portato e questo è il mio attentato. E dopo nei giornali sono venuto fuori che ero io caricato nella macchina e mi avevano sequestrato. Questo è il mio attentato.
Lei vide pure il Filippo Marchese? Sì, Filippo Marchese con BMW avanti. Un BMW? Molinciano. Detto Molinciano. Perché mi chiedevano, dopo cercavano, di chiudere il nominanzo, no? Nell'attimo. Sì, di chiuderlo nel Perché mezzo. Ci facevano di navetta davanti, sì. Fra BMW. Comunque stiamo traducendo, no? Non mi pare che lei non abbia capito tutto il racconto che abbia fatto, perché mi è sembrato abbastanza chiaro. Comunque, adesso ripetiamo anche per rendere intelligibile. Quindi lei è stato, la motocicletta veniva da questa strada senza uscita. Vicolo Giuso, attualmente ancora Vicolo Giuso. Sì. E rispetto alla macchina, in che direzione di marcia era? La macchina andava la macchina sua. La mia macchina scendeva dal Cavalcavia e andava verso via Meno Giafare. Invece loro, non mi ricordavo via come si chiama, che sono della zona, uscivano a senso da Vicolo Chiuso e mi sono avvicinato così. Appena mi sono arrivato mi hanno aperto la prima raffica. Io vedendo l'occhio sieto con una faccia di morto, e il Carpozzella per pararmi ha uscito, ha fatto tutto il suo lavoro di uscita, no? Davanti, perché davanti c'aveva così. È dovuto uscire in fuori e mi ha fatto la prima raffica. E le sparò la prima raffica? Sì, di Kalashnikov. Lucchiseddu chi sarebbe? Lucchiseddu sarebbe il nipote di Masino Pataro, o figlio della sorella, e nella famiglia di Ciacolla, da Michele Greco. Lucchese Giuseppe? Sì. Ritto Piccireddu. Assistette qualcuno a tutta questa scena? Tante gente, ce n'erano tante, però capirà un fattore del genere, nessuno si è visto niente. Perché come infatti quando arrivò la polizia, andato a cercare non c'era la macchina, io a cercare non è come ci avevo fatto. Arrivò non c'era la macchina, ci fece le fotografie e io vedevo tutta la scena che è successa. Lei dove se n'è andato? E a pochi passi. Lei scappò a piedi? Come vedi. E il ragazzo? Il ragazzo sarà andato subito a casa, sono portato all'ospedale, perché io mi chiedevo andare a farci. Ah, lei lo portò all'ospedale? Io? No, lo portarono. Io abbandonavo, mi interessò buttarlo dalla macchina, dopo non so più, un ragazzino l'hanno portato all'ospedale, l'ho saputo dopo. E lei scappò a piedi? Solo perché c'è la campagna vicino, no? Sì, e dove se ne andò? Mi fermavo in campagna e ho visto tutta l'operazione. E ha visto tutta l'operazione? Sì. Dopodiché? Dopodiché mi sono allontanato, è chiaro. Sì, certo, lo capisco, sì. Se ne andò a casa? No, a casa era latitante, non ci poteva ir. Mi sono andato alla latitanza per com'ero. Va bene. Io ho avuto solo un graffio nel fattore. Sì. Nel mio attentato ho solo un graffio. Questo Greco Scarpazzella? Sì. E lei dice che fu colpito? Sì. Ma come mai allora? Fu colpito perché lui, quando io pigliavo, è successo anche la precisione che ho pigliato un oppietto, il Ducarion Terra, dopo una paio di giorni, tramite un mio cugino. Lui è caduto per terra? Sì. Sì. Quando l'ha preso nel petto, l'ha colpito nel petto, sì. Lui è caduto per terra? Sì. La macchina BMW in avanti, che fece macendieccio, e ho colpito con custa di dieci su caricato, e se ne è. Allora, sono intervenute l'automobile... Perché tutto il lavoro lo dovevano fare. È intervenuta la BMW guidata da Filippo Marchese, sì. Detto Molinciano. Sì. E il signor Cucuzza era l'ero Cucuzza. E il Cucuzza che con altre due persone. Con altre due persone. Sì. A questo punto su caricato, un lucchio sia, da motocicletta si è portato sempre, non l'hanno lasciato. Cosa hanno fatto? Finire il lavoro e se ne va via Conte Federico, perché subito se ne era a casa. Don Michele subito difficile trasera, però ci sono immessi sulla... Nella via Conte Federico. In via Miro Giafar c'è la via Conte Federico e subito si fa a fondo Favarello, non ne volevamo. Ok, e si sono dileguati. E subito fuori a casa, vicino 300 metri. Si sono allontanati. Quindi sull'automobile che cosa hanno caricato? Lo ripeta così. Caricaro signor Seppozzella, perché con la botta che io avevo giù bene antiproiettole, con la botta di 38, la potenza abbatteva sempre, che arriva sempre un colpo. Dopo una paia di giorni, io disegnavo a mare Novellino di Michele Greco a Casteldaccia. C'è stato un mio cugino, personalmente, l'avviso, e non aveva niente, come feritura, che Giubino si è salvato. Perché lei ritiene che abbia, che l'avesse indossato? L'ho preso, ma io non è che c'avevo Giubino, io questo Giubino mi viene dopo, lo vedono a mare, che costume, sì. Aveva è poche... È una deduzione che lei dà, che... Non è deduzione, fatti.
Fatti, sì, ma dico il fatto che avesse il dubbio del giubbotto, sì, antiproiettile. Perché la caduta che fece, e dopo quando venne a mare non aveva niente, aveva poche cose, per essere. Perché la botta c'ha però il giubbino, per fortuna sua. Lei perché ha chiamato Coriolano della Foresta? Io sono chiamato Coriolano della Foresta, perché sono stato diverse volte latitante, e quando sogno latitante mi cava sempre nella campagna. E così mi sono il nome Coriolano della Foresta. Ah, tutto ecco, là in film. Andava sempre in campagna quando era latitante. Sì, perché la città mi piaceva. Ora poi, in relazione al fatto del... al fatto del Buffa e dell'appartamento del Buffa, lei ha da aggiungere qualche cosa? Ma ne avesse tante cose da aggiungere, però se c'è qualche confronto con il signor Buffa, mi riservo se c'è un confronto con Buffa da dire. Il signor Buffa ha fatto l'uomo d'onore e nel lavare una porta blindata che è il valore di 1,5 milioni, 2 milioni, e ci ha lavorato una zia mia, la madre di Gato Antonino, ci ha lavorato la porta blindata e siamo messi in naso caso. Vede la madre di Gato Antonino, di Gato Antonino, che abita, si chiama Contorno Antonino, abita accanto, è una mia zia, sorella di mio padre, sì. Abita accanto lo signor Buffa, palazzo e palazzo, siccome assicurare a tutti non è successo il mio attentato, lo signor Buffa esce parato la porta blindata e sta messa a suo caso. Il signor maresciallo di Carabinieri, che abita al terzo piano, l'ha visto, però per paura il maresciallo si può far ammazzare lo signor Buffa, fa finta di non vederlo. Il signor Buffa ora con quella porta che si può e sta messa a suo caso ha fatto la dichiarazione che era bruciata, ha strappato la porta, cioè ha svelto la porta, no, arrivò la porta, arrivavo a sua casa e mi portava la sua porta, cioè ha sostituito la porta blindata. Vede e che invece il signor Buffa capito questo, perfettamente invece il signor Buffa si buttò i mobili, si buttò tutto di avere bisogno, ma sono gente misera, perché quando vanno a fare queste cose un uomo d'onore la sa fare. Perciò quando lui è stato interrogato diceva la porta era bruciata e ci ha canciato, ma cucciato il signor Buffa, questo è il signor Buffa Vincenzo, e mi rifermo per adesso per altre cose. Non era stato autorizzato da nessuno, comunque si è portato alla porta. E si è messo nella sua casa. Si è messo nella sua casa. Un bello chiso. Sostituendola con un'altra porta. Con una no, porta... non ci ne messo niente porta. Ah, niente. Perciò l'appartamento è rimasto... Io ci disse che c'era, era bruciato e c'era cancio. Ah. Così film. Questo è un uomo d'onore però, no? Non è che magari un pezzo uno i baccuglienno piazza c'è rubato poi stava che l'avere bisogno. Un uomo d'onore. Voglio precisare. Dunque io rinviamo il processo a lunedì mattina alle ore 10.45 e riprenderemo l'interrogatorio. Ordinando la traduzione degli imputati detenuti, e l'accordo era questo, no? Disponendo che tutti coloro, sì, se lo possono riportare. Disponendo che coloro che debbano comparire senza ulteriore citazione compaiano per quella data e per quell'ora. Udienza è tolta.